Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di In Prima Linea. Oggi ho l'onore e il piacere di avere come ospite l'amministratore di condominio Paolo Lepri, il quale deposita mediazioni presso il nostro organismo ICAF, che ormai conoscete, e al quale ho chiesto di portare appunto la sua testimonianza, proprio come prevede il format del programma che conduco, su come si trova a depositare istanze di mediazione presso il nostro organismo. Per cui lascio la parola a Paolo, che saluto e ringrazio ancora moltissimo per la sua presenza, e nulla. Le lascio la parola appunto per descriverci un po' quali sono le motivazioni che la spingono a depositare istanze di mediazione in ICAF, e insomma qual è il suo giudizio riguardo a questo procedimento così come viene qui amministrato, ecco. Prima di tutto, grazie dottoressa Caramaschi e buongiorno a tutti. Allora, il discorso perché ICAF e non altri organismi. Allora, io la mia esperienza con la mediazione è partita da altri organismi, poi ho conosciuto ICAF come formazione, quindi poi sono passato alle mediazioni ICAF e ho notato parecchie differenze, tutte positive, e quindi che adesso vado ad elencare, questo mi ha spinto a utilizzare ICAF come punto di riferimento per la mediazione, come organismo di riferimento per la mediazione. Prima di tutto ho colto una competenza da parte della segreteria, quindi il supporto segretariale quando inoltri la domanda, perché ho trovato proattività e competenza. Cosa che posso dire di non aver trovato sempre da altre parti. Quindi questo è sicuramente il primo valore aggiunto di chi si approccia all'organismo ICAF. Il front-end è sicuramente positivo perché trovi persone che cercano anche di coinvolgere direttamente, contattando direttamente la controparte. E posso assicurare che non è così banale e non è così ovvio trovare da altre parti. Altro punto altrettanto importante è la competenza dei mediatori, perché trovi nell'ambito dei mediatori sicuramente gente che ha competenza in merito a quello di cui si andrà a discutere e cerca sempre di trovare una soluzione, anche una soluzione che non è in quel momento quella che le persone e le controparti coinvolte possono immaginare. Quindi il tentativo c'è sempre di trovare comunque una soluzione anche che vada a scardinare i preconcetti o le posizioni che uno si porta dentro la mediazione quando viene coinvolto, magari obtorto collo in mediazione. Questo lo ritengo molto importante perché la parte soltanto di verbalizzatore è un po' svilente del concetto di mediatore, cioè il mediatore deve essere anche una parte che cerca di e agevola il trovare la soluzione che chiaramente in ambito di una mediazione deve comunque soddisfare il più possibile le controparti. Poi la soluzione ideale chiaramente non esiste, ovviamente, però questa è fondamentalmente la differenza e il valore aggiunto che io ho trovato in ICAF. Poi sicuramente c'è anche un aspetto legato alla diciamo competenza nell'ambito della verbalizzazione, perché io ho trovato anche un fattore importante rispetto ad altre verbalizzazioni, quindi lo scritto che esce come dalla mediazione, uno scritto che diciamo ha un valore aggiunto rispetto a un semplice verbale che può essere un verbale, mi faccia dire, di amministratore dell'assemblea. Quindi ha sicuramente anche questo, secondo me, è importante. Certo.
Io la ringrazio moltissimo per averci offerto la sua testimonianza. Le chiedo, amministratore, da ultimo, se lei se la sentirebbe di esprimere se volesse esprimere un suo miglioramento che vorrebbe condividere qui in questa trasmissione, oppure se si ritiene soddisfatto, per cui dice: no, alla fine dei conti, secondo me funziona tutto, per cui non me la sento di dover esprimere un mio consiglio, ecco, a riguardo. Diciamo allora, prima di tutto, avendo dato il precedente giudizio positivo, evidentemente non ho, diciamo, né la competenza, ma neanche motivi per dire secondo me si potrebbe migliorare qui o da qualche altra parte. Quello che invece ritengo opportuno e ICAF però lo sta facendo, probabilmente bisognerebbe spingere un po' di più e spingere la mediazione tout court, nel senso che io vedo anche in ambito condominiale la mediazione ancora non è molto conosciuta. Io, per esempio, noi quando prendiamo in carico un nuovo condominio, diciamo subito e scriviamo che la mediazione è lo strumento principe per risolvere le problematiche. La parte giudiziale è l'estrema ratio, per carità, è prevista, non è che stiamo dicendo che non va, però è l'ultima cosa a cui bisogna ricorrere proprio a torto collo se non abbiamo alternative. Ecco, quindi questo secondo me, ovviamente non è in capo solo a ICAF questa responsabilità di pubblicizzare, però devo dire che manca un po' la sensibilizzazione sullo strumento verso la platea, la popolazione che potrebbe utilizzarla molto di più. Forse questa differenza io l'ho colta molto di più come a livello informativo in provincia rispetto alla città. Noi amministriamo anche in città a Milano e devo dire che forse, poi sicuramente non è un campione significativo dal punto di vista statistico, ma forse la mediazione più conosciuta, diciamo, nella città che in provincia. Una mia opinione personale che lascia evidentemente il tempo che trova, però sicuramente la Cartabia forse ha dato un impulso ulteriore perché se ne è parlato sui giornali, però rischia poi di non se ne parla più perché adesso ovviamente è in essere e viene data per scontata. E quindi magari si perde la spinta che ha dato qualche mese fa e bisogna, secondo me, rinfrescare sempre che è un'ottima opzione, se non l'opzione principe, per risolvere velocemente e a costi accessibili le problematiche, o almeno la maggior parte delle problematiche. Poi è chiaro che ci sono altre problematiche che devono andare in giudiziale. Certo. Amministratore, mi ha dato due spunti interessanti su cui riflettere. Ha parlato di estrema ratio, che è un concetto che viene utilizzato tantissimo in realtà dalla nostra giurisprudenza, la quale appunto ritiene che il giudizio debba essere proprio un'estrema ratio, quindi ha utilizzato proprio le parole esatte che utilizza anche la nostra giurisprudenza quando deve in qualche modo sanzionare, no, il comportamento di magari una parte che non ha effettivamente prima esperito il tentativo di mediazione. E quindi per questo la ringrazio. E un altro spunto di riflessione che mi ha dato molto importante, che mi fa tornare un po' indietro nel tempo, mi ricorda una vecchia intervista che avevo fatto io, in cui ero l'ospite e durante la quale avevo affermato che la mediazione dovrebbe entrare un po' nelle case delle persone. E
appunto affinché le persone sappiano che hanno questo strumento che possono utilizzare a costi calmierati, con tempi celeri, e per cui accolgo con grande piacere quello che ha detto l'amministratore, di fare in modo che effettivamente questo strumento venga conosciuto il più possibile. E mi arrogo anche la presunzione, ecco, anche se non fa parte di me, però di dire che questo programma mira un po' con le testimonianze, insomma, così positive di fruitori del servizio, quale per esempio anche l'amministratore, proprio a fare questo, a cercare di diffondere il più possibile questo strumento e insomma fare in modo che le persone lo conoscano, ne apprendano quali siano le regole del gioco, vadano sul nostro sito, si informino, di modo tale che appunto possa effettivamente raggiungere quel risultato che il legislatore voleva quando lo ha introdotto, ovvero defaticare l'attività giudiziaria. Paolo, la ringrazio moltissimo. Grazie È stato un piacere averla qui presente oggi come ospite e per la sua positiva testimonianza e anche molto, molto diretta che arriva. E di questo la ringrazio moltissimo. Ringrazio anche coloro i quali ci stanno guardando. Vi invito sempre a esprimere una vostra opinione circa questa intervista. Se avete qualche domanda da porci, noi saremo ben lieti di potervi rispondere e vi aspettiamo alla prossima puntata di In Prima Linea. Arrivederci a tutti.